Quello di oggi, come di consueto ormai quando parlo di un capitolo molto 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 vecchio dell'opera, è un video richiesta di un abbonato al canale, che naturalmente ringrazio assolutamente di cuore per il supporto al mio progetto su YouTube. Ma direi di non perderci ulteriormente in chiacchiere, di fare un passettino indietro e di dare un contesto ben preciso agli eventi del capitolo in questione. Il 200 sta portando la storia al culmine dell'arco narrativo di Alabasta, e nello specifico esordisce con Bibi e Mugiwara che stanno cercando di capire come agire per trovare la fatidica bomba che Crocodile ha nascosto nella capitale. E se lo scopo del flottare è quello di farla detonare ed eliminare entrambe le fazioni in gioco, ossia rivoluzionari ed esercito reale, la principessa di Alabasta vuole a tutti i costi salvare il suo popolo, chiaramente. Anche se tutti provati ormai dai precedenti scontri avuti con i membri di spicco della Baroque Works, i protagonisti si mettono all'opera per cercare di capire come fermare il genocidio orchestrato da Crocodile. Ed è subito molto interessante notare come, per una volta, Sanji e Zoro non abbiano da battibeccare tra di loro, ma che finalmente operino come un'unica entità. Il tempo rimasto è agli sgoccioli e riescono finalmente a dare la priorità alla missione. E per me è un po' tutto qui il fulcro stesso di Alabasta, perché se da una parte avevamo Crocodile e la sua sfiducia verso le persone, dall'altra abbiamo i Mugiwara che qui si mostrano sì come un gruppo eterogeneo, ma anche estremamente ben coeso. I rapporti ormai sono stati delineati e come gruppo funzionano benissimo. Crocodile invece non solo prova sfiducia nei confronti dei propri sottoposti, ma trova da ridire anche nella fiducia che i sottoposti di Luffy ripongono nel loro capitano, definendo questo sentimento come inutile. E dal suo punto di vista è anche corretto dirlo, perché non è la fiducia a darti la certezza di riuscire nel tuo scopo. E lo sa benissimo che ha provato a rincorrere un proprio sogno fiducioso, ma si è trovato poi miserabilmente a fallire. È proprio a causa di questa sua filosofia di vita che il rapporto con i subordinati è letteralmente assente, al punto che la sua reale identità è inizialmente celata a tutti i sottoposti, Nico Robin esclusa però. Ma anche con lei si parla di un rapporto lavorativo ed affari più che di un rapporto umano e diciamo di tipo sociale. E questa incapacità di Crocodile di stringere rapporti con gli altri individui è proprio una delle cause della sua disfatta, dato che la stessa Nico Robin per tutta la basta ha aiutato i protagonisti ad uscirne sempre indenni dalle situazioni più disparate che il coccodrillone nazionale li presentava. Rivedendo anche solo questo settimanale, tutto il modo di porsi di Nico Robin nei confronti di Luffy, il suo trovare una personalità ilare ma determinata e in generale tutto il suo body language, secondo me ben poteva far pensare al suo divenire poi quello che è diventata, senza fare eventualmente spoiler a qualcuno che si sta recuperando adesso l'opera, chiaramente. Ma la costruzione di Oda è stata davvero magistrale, così come magistrale è il disseminare tutto il 200 dei primi piani della torre dell'orologio con il ticchettio costante a far crescere la tensione narrativa, perché vi ricordo che quel campanile ha un preciso significato e ha un preciso ruolo. Comincia comunque un nuovo round dello scontro tra Luffy e Crocodile con il pirata novellino che ha appena urlato in faccia al suo avversario di aver scoperto quale sia il suo punto debole, ossia l'acqua. Prima della ripresa delle mazzate però Crocodile vuole nuovamente infierire sul protagonista provocandolo. E lo abbiamo detto più volte in realtà parlando del villain di Alabasta. Crocodile è praticamente quel tipo di individuo che dimostra una ferrea sicurezza in se stesso, al punto da trovare un divertente passatempo il combattere con avversari ritenuti da lui più deboli. Questo suo modo di porsi con sufficienza nei confronti degli altri però lo porta anche a sottovalutare e sottostimare la portata della forza della volontà di chi ha di fronte. In generale questo potremmo definirlo proprio il suo modus operandi, perché quando incontra i novellini che attraversano la Grand Line, sottolinea sempre loro come i sogni e gli ideali siano solo dipendenti dall'ignoranza e dall'ingenuità. Proprio in queste conversazioni il personaggio si mostra come un uomo cinico spezzato, bloccato in una condizione che non riesce a superare e che lo fa soffrire. Quello del sabbioso è un messaggio estremamente potente, ma Luffy non è in grado di comprenderlo e ne esce sconfitto sul piano della discussione. Trovo molto bello come proprio in questo 200 Crocodile voglia rincarare ulteriormente e maggiormente il concetto facendosi forte del suo essere un membro della flotta dei sette. Qui, secondo me, ci sono vari livelli di lettura, infatti. Crocodile, con queste sue parole, si dimostra essere un frustrato sociale che deve sfogarsi sui più deboli per avere la propria rivalsa. Perché, esattamente come lui ha incontrato un impedimento che si è frapposto e gli ha sbarrato la via,
Allo stesso modo gli altri individui, per lui ingenui, devono vivere la stessa sorte e diventare cinici e rassegnati alla vita a loro volta. È anzi probabile che sia stata proprio un'istituzione a sbarrargli la via al tempo. Per questo si fa forza, ora, di essere lui stesso un'istituzione che ferma il protagonista. Un'istituzione ha fermato lui in gioventù, ma adesso anche lui è un'istituzione e come tale può fermare i giovinastri che incontra. Il personaggio si fregia del titolo di membro della flotta dei Sette per mettere in risalto la differenza di status che lo separa dal suo nemico, ma Luffy è troppo scemo per comprendere queste dinamiche. Io personalmente ho davvero apprezzato la risposta che gli dà Cappello di Paglia, perché è forte a livello ideologico questa ferrea contrapposizione tra le due volontà. Ma allo stesso tempo è bellissimo come la regia di Oda poi ti mostri le reazioni di Cobra e di Nico Robin, tra l'altro, che, guardando il tutto da fuori, trovano le parole di entrambi stupide e divertenti. È difficile da spiegare e da capire se non si ha sotto mano il capitolo, lo so. Ma cercando di spiegare, diciamo che se prima Oda ti fa sembrare il dialogo tra Luffy e Crocodile un importantissimo trattato filosofico, e questo grazie soprattutto a un gioco di inquadrature, poi decide di porre il focus sugli spettatori di quella conversazione e ti mostra come in realtà il loro sia un misero confronto infantile, dove semplicemente ognuno ha la propria idea egoistica e vuole perseguirla. E questo gioco di contrapposizione te lo mostra sempre con un altro gioco di inquadrature. Ed è molto simpatico avvenga ciò, perché Crocodile non è altro che il prototipo del protagonista che ha fallito. Quindi esattamente come una sorta di Luffy che durante il suo cammino per realizzare il proprio sogno si lascia sopraffare dalle volontà altrui e si lascia andare. Questi due personaggi sono individui molto simili ed è quindi giusto che siano immaturi sempre in modo simile. Passando invece al comparto Battle, in questo 200 abbiamo proprio un perfetto esempio di quelle che sono le evoluzioni coreografiche nell'approccio registico di Oda. Proprio ad Alabasta l'autore ha evoluto il suo stile e lo ha fatto prendendo i giochi di prospettiva ed elevandoli a gloria. Ha infatti magistralmente sfruttato le enfatizzazioni date dall'allungamento delle braccia del protagonista, perché non solo queste scene fanno sorridere, e questo chiaramente grazie alle assurdità delle strategie di Luffy, ma anche grazie proprio al forte impatto visivo cinematografico degli scontri. Oda sfrutta delle inquadrature che attingono a piene mani dalle tecniche di ripresa della regia cinematografica, e grazie a questi accostamenti riesce proprio a immergere e a strabiliare lo spettatore, il lettore, noi fan insomma, e lo fa ad ogni singola vignetta. Lo scontro è comprensibilissimo indipendentemente da quelle che sono le iperestremizzazioni, ed è una goduria pura vedere Crocodile completamente zuppo d'acqua che si deforma sotto il potente bazooka del protagonista. Come detto dal buon Berghel in live, è proprio corretto sottolineare come Oda riesca a far percepire l'epicità nei combattimenti anche solo mostrando delle persone che, semplicemente, si stanno scazzottando. E ci tengo in questo caso a farvi riprendere in mano il volume 22 per vedere come perfino gli schizzi di sangue che partono dai personaggi siano diventati un vero e proprio marchio di fabbrica per l'Ichiro Sensei. Tramite quelli riesce a far comprendere immediatamente il tipo di colpo subito, la direzione e la potenza dello stesso. Questi accompagnano proprio l'occhio del lettore ed è un grandissimo pregio stilistico. Comunque, come diciamo sempre, i capitoli multipli di 100 sono sempre pregni di un qualche significato simbolico molto importante. L'abbiamo visto anche nell'analisi proprio del capitolo 100, e questo 200 non fa naturalmente eccezione. Abbiamo prima parlato di Crocodile e del suo voler incarnare la forza schiacciante delle istituzioni nei riguardi dei pirati sognatori. Quindi, chiaramente, abbiamo un rapporto ideologico molto forte e che affonda le radici nella caratterizzazione primaria del protagonista dell'opera. Ecco, Oda in questa pubblicazione vuole proprio farci vedere come a Luffy non interessino queste convenzioni sociali. Lui ha un obiettivo e tutto il resto assolutamente non conta. Pirati, marine, flottari, irrilevante la carica amministrativa che possiede chi gli si para davanti, perché indipendentemente da quella, Luffy vuole diventare re dei pirati. Cosa sono queste istituzioni rispetto all'ideale cui aspira? Nulla. E infatti la scena dove demolisce Crocodile colpendolo col suo bazooka riflette proprio questo ideale e convinzione. La volontà di Luffy supera le cariche del governo.
Ma anche per oggi l'analisi giunge alla sua conclusione, quindi ditemi pure la vostra opinione in merito qui sullo spazio commenti di YouTube o sulla discussione ufficiale sul gruppo chat Roniner su Telegram, e se questo video vi è piaciuto lasciate pure un bel like, come sempre, per supportare il mio canale. Nell'info box del video vi lascio comunque il link di Pumpling, sito di magliette con cui collaboro e con cui un codice sconto, il link Telegram di One Piece Unity, canale a tutto tondo che tratta il mondo di One Piece, il link del mio saggio a tema One Piece che io vi invito anche solo a spulciare quello che è l'incipit del perché l'ho scritto. Secondo me potrebbe essere interessante. Voi dategli una possibilità. Cliccate sul link. Senza impegno. Fatelo. Ora. Ve lo ordino. Trovate comunque sempre nell'info box il link del bot dove recuperare tutti gli anime licenziati in Italia, i link delle fonti consultate per realizzare l'approfondimento di oggi e i link di tutti i miei social per stare sempre aggiornati sul mondo dei fumetti, dell'animazione e per ricevere i feed dei video. Noi ci vediamo martedì con il prossimo appuntamento settimanale o lunedì sera con una nuova live, quindi bella a tutti.